delle manifestazioni, è importante che incontri grossi gruppi e feste, perché non ci sono tanti spazi così nel quartiere che diventa un dormitorio. È uno spazio da sfruttare per eventi che possono essere di vario tipo, quindi sfruttati da tutto il mondo, per l'ultima, per la natura per favorire la socializzazione, le relazioni, spettacoli vari, arte, musica, spingono verso la socializzazione. Per fornire in particolare ai giovani degli spazi e dei luoghi per unirsi e progettare insieme, ragionare, investire sul futuro del quartiere. Avendo come posto sempre la sala polivalente, quali sono secondo voi le attenzioni progettuali che bisogna avere per avere una sala polivalente nel 5-5? Quali elementi vi immaginate? Cosa è necessario dal punto di vista progettuale?